Vanni, sei pronto per questa spiegazione? Andiamo alla spiegazione. Allora, Vanni ci spiega adesso, eh, con anche un disegnino, qui vediamo un po' se riusciamo poi a, a mostrarlo bene al pubblico, come funziona il corpo umano. Allora, qui la domanda è chi è uomo e chi è donna? Chi può essere considerato un uomo e chi può essere considerato una donna? E poi, esistono situazioni ibride, miste? E come se ne stabilisce il livello per far sì che una competizione sportiva non possa essere falsata da quello che prima Alberto diceva uno scherzo della natura. E che effettivamente è uno scherzo, ma è della natura, cioè la natura lo fa, nessuna ha colpa. Queste persone, giustamente, hanno tutti i diritti di tutti gli altri. Tutti i diritti, sì, ma i capricci no. Perché se sei nato con due spalle grosse così e dici di essere femmina, non puoi avere capriccio di andarmene alla gente, questo dico io. Cioè il capriccio vale anche per te che hai un problema, che vai rispettato barra rispettata, ma che però questo rispetto che tutto il mondo deve avere nei confronti di tutte le persone, anche quelle che, con le quali la natura si è divertita a fare qualcosa di diverso dalla normalità, quindi il rispetto è fondamentale e su questo non si discute neanche un millisecondo, però sui capricci siete uguali a noi. Se io ho un capriccio non è detto che lo debbo, lo debbo porre in essere. È un capriccio, non è un diritto. Il diritto è un'altra cosa. Potevi fare, come diceva prima Alberto, un altro sport. Tiro con l'arco, tiro al piattello, un'altra cosa. Ecco, allora, Vanni, come funziona il nostro corpo? e perché questa polemica continua a rivolgersi. Beh, chiaramente lo tengo in, in, diciamo, sì, in, in, in pochissimo tempo. Uh, perché tutti ecco, possano capire, tutti anche, anche quelli capire. che stanno ascoltando la radio, che non vedono i no, tuoi chiaro, disegni, chiaro, che poi magari dopo li potranno andare a vedere. Prego. Allora, intanto l'intersessuale non esiste. Quindi è un termine giornalistico eh, o culturale o quello che vuoi, ma a livello biologico è un termine che non viene accettato perché non rappresenta niente, okay. perché nella scienza c'è bisogno delle definizioni per poter definire le cose esattamente come sono. Bene. Questa è la stessa ragione per la quale il discorso che sto facendo non può essere diciamo, direttamente riferito, per esempio, all'atleta in questione ai vari boxer che ci sono in questo momento che stanno gareggiando con le donne, semplicemente perché io non ho gli elementi oggettivi per poter dire se la persona in questione sia un maschio o sia una femmina, perché c'è bisogno di un'oggettività. Allora, l'oggettività qual è? In un tempo passato bastava quello che si chiama il fenotipo, cioè io ti guardo e so direttamente se sei un maschio o se sei una femmina perché fino a vent'anni fa la, la storia era fuori discussione. Cioè Il fenotipo significa io ti guardo proprio come... È quello, dico... è quello che fanno alla nascita, quando tu sì. nasci eh, guardano eh, gli occhi. Cioè, C'è un esame sexuali. empirico, cioè lo sto, esatto. ti sto guardando, me sembri un maschio, esatto, e me sembri sei una, maschio, femmina. Ma sei una femmina. E A non... parte il fatto che quando nasci da nudo si capisce. Eh, no? eh, esatto. Eh. Poi, dopodiché siamo andati avanti, con le conoscenze abbiamo scoperto che quella, diciamo... Oh, Quell'aspetto fenotipico l'abbiamo chiamato non solo maschio, ma l'abbiamo chiamato XY, cioè ha questi cromosomi in particolare. La donna invece ha ovviamente la doppia X. Quindi okay. sono 46XY uomo, 46xx donna 46 all'interno del nostro DNA? Sì, questo okay. è questo diciamo è biologia, ma proprio neanche elementare. Ma ci possono essere 22 di uno e 10 dell'altro? No, aspetta, partiamo diciamo con il modello che chiamiamo stampo. Ok. vi faccio le domande perché non ne capisco Questo è il maschio, con... quindi e questa è la femmina. Okay. Questo è scritto in ogni singola cellula del nostro corpo, proprio un marchio. Okay. Io sono, per esempio, un maschio, nelle mie cellule c'è l'XY okay. che poi mi ha dato tutta una serie di caratteristiche che si chiamano sessuali secondari. Ok. Però oggettivamente quello che è il sesso genetico o biologico, che è questo livello qua. Sì. In alcuni rari casi non si trasforma, diciamo, nel, nel sesso maschio o femmina che sia appropriato, in particolare, in realtà, questo riguarda fondamentalmente i maschi, perché? Siamo noi più complicati. In questo caso probabilmente sì. Mm. Allora, lasciamo perdere quelle che sono le manifestazioni cromosomiche, si entra in un discorso molto grande e ovviamente in teoria vengono, quadrati, vengono inquadrati un tempo, venivano insegnati come patologie, in realtà non sono esattamente patologie, sono appunto sono delle differenze genetiche che portano a dei risultati di tipo differente. Però l'unica condizione in cui tu puoi avere una persona che è fenotipicamente, cioè ha il corpo femminile, sì. ma in realtà hai i cromosomi XY, sì. è quando tu hai la resistenza completa agli androgeni. Perché? Non basta la genetica per far diventare, per esempio, un maschio un maschio. Uh -huh. Noi, diciamo, in qualche maniera nasciamo tutti con il corpo che è indirizzato verso la eh, diciamo componente femminile. Okay. Quindi se non interviene il testosterone, noi svilupperemo verso... Saremo componente... tutti femmine. Esatto. Ok. Il testosterone fa, agisce e viene prodotto normalmente quando c'hai il cariotipo XY. In alcuni rari casi però il testosterone, che è un ormone, l'ormone è un qualcosa che viene prodotto per esempio dai testicoli o viene prodotto dal surrenne in minima parte, quello che è questa chiave poi per avere l'azione biologica e quindi trasformare la genetica in fenotipo deve trovare la chiave della porta entra, perché è quella giusta, e, agi e agisce l'effetto biologico. Quindi se io sono XY e il mio androgeno è, presen è presentato, cioè viene prodotto, e il recettore funziona, io ho il fenotipo maschile. Quindi sono in tutto per tutto un maschio, ho i testicoli, ho i peli, ho cioè la massa muscolare e tutto quanto il resto. Questo è fondamentalmente l'unico caso in cui, eh, rarissimo tra l'altro, in cui c'è qualcuno che alla nascita gli viene attribuito il sesso femminile, mm -hmm cioè eh, senza controllare i cromosomi, tra virgolette mettiamo, okay. perché l'aspetto fenotipico è quello della donna, però in realtà cromosomicamente è un maschio, ma a livello fenotipico, cioè a livello di corpo e a livello di tutto, quello è l'unico caso in cui tu hai a che fare veramente con una donna, anzi fondamentalmente l'androgeno, quello che ti dà il vantaggio competitivo per esempio nella box, non ce l'ha, non gli funziona. Quindi, una persona che ha questo tipo di problematica non andrebbe mai a fare il boxer perché avrebbe, eh, avrebbe tutto da perdere, fondamentalmente, perché ti stai confrontando con chiunque che ha un vantaggio biologico su di te, quindi, non verrebbe mai fatto. Okay. Quindi, fondamentalmente, per poter, visto che oramai è un'ideologia che è entrata all'interno sia dello sport che della scienza che della medicina, che ti dice che noi non esiste il maschio e la femmina, ma che siamo tutti diciamo, parte di questo ampio spettro. Allora, oggi stanno succedendo queste cose per cui c'è il dubbio che rimane fortissimo fondamentalmente, specialmente guardando gli atleti. Però ribadisco: non entriamo nel campo delle ipotesi o delle impressioni o delle opinioni, perché sono opinabili, inclusa la mia. L'unica cosa che conta è quello che, che è in qualche maniera verificabile. È chiaro che a questo punto. Vista arrivata questa ideologia bisognerà che il CIO, in realtà, piuttosto che prendere quello che c'è scritto sul passaporto, capendo la complessità della storia, faccia un protocollo tra che permetta, nei casi in cui ci sono sospetti in qualche maniera, di certificare tre cose che sono il componente cromosomico, il componente endocrino, cioè quanto testosterone c'hai, e il, 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 il componente eventualmente. Fisico, Fisico sì. quindi, se questi tre componenti, cioè se una persona per esempio ha i livelli di testosterone, ma magari alti, ma non tantissimo perché si abbassano anche farmacologicamente, ma XY e ha per esempio, o ha avuto gli, ormoni, gli organi sessuali maschili, comunque biologicamente è un maschio, poi la, la società lo vuole caratterizzare come qualcosa di differente perché lui ci si sente liberi di farlo nelle società che lo fanno, che è solamente l'Occidente tra l'altro. Ma non è un problema questo, però biologicamente rimane un maschio e un maschio biologico può far quel che vuole, ma non deve competere con una femmina biologica perché ha un vantaggio enorme, soprattutto negli sport di contatto soprattutto negli sport di contatto ovviamente. Perché magari nel tirassegno il vantaggio se è questa, minore, diciamo, o inesistente. Que se queste prove in pratica che certificano il sesso mm. biologico degli atleti non, non vengono effettuate in qualche mm. maniera, mm. questo eh, lasciate perdere, Brisco gli attuali protagonisti perché è inutile puntare il dito sulla singola persona, è l'idea che è molto più interessante. Certo. Vuol dire che un domani comunque qualunque persona, per esempio, può comunque decidere di eh, registrarsi nei paesi che lo fanno fare come donna, per esempio. Sì. Eh, fare o non fare l'operazione, perché tanto sono fatti i suoi, non lo verremo a sapere, eh, e andare a competere con le donne, magari nelle arti marziali, magari nella box, magari nel sollevamento pesi, o, ne, o in tutto quello in cui avrà un enorme vantaggio biologico. Questo non deve accadere perché eh, ovviamente, altrimenti significa che anche l'idea stessa dello sport verrà distrutta a meno che il punto finale non sia quello a un certo punto di se l'ideologia diventerà talmente pervasiva dal convincerci che non esiste né il maschio né la femmina, ma che siamo tutti espressione dell'unica cosa, a quel punto i giochi in un futuro saranno direttamente, non ci sarà né il maschile né il femminile, ci sarà un'unica competizione nella quale partecipa tutta quanta la gamma. Immaginate che vincerà poi. Alberto, vuoi fare qualche domanda a Vanni su questa questione o hai capito? La lezione. Come mai l'Istituto Superiore di Sanità invece prevede la categoria intersex? Cioè, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità si parla di questo intersex, tu dicevi invece che non esiste. No, a livello scientifico non esiste la categoria in quanto tale intersex, altrimenti dovrei chiedere, oppure qualcuno potrebbe chiedere all'Istituto Superiore di Sanità che cosa vuol dire intersex e di che cosa stai parlando. Quali sono le condizioni di cui stai Quindi parlando? Quindi si aprirebbe un dibattito. Di... Sì, cioè le cose devono essere definite, altrimenti eh, certo. ribadisco, diventa anche questo un'ideologia. Vale Poi ribadisco: le condizioni in cui ci sia un incompleto sviluppo del, degli apparati sessuali, quello stiamo entrando comunque in quadri che sono di tipo fondamentalmente patologico e di una rarità assoluta. Allora non è che. Io posso prendere un quadro che in realtà tu non incontrerai mai nella vita perché è statisticamente fondamentalmente irrilevante, non che lo sia la persona per carità di Dio. Ma in realtà la, la parola intersex in questo caso sembrerebbe indicare che esista una, esiste il maschio e la femmina e un qualcosa che sta nel mezzo, che è quello che gli serve proprio per rendere tutto quanto uno. In fluido, realtà, no? tutto fluido. Ma che cosa vuol dire questo intersex? Non c'è nessuna forma di consenso, anzi, letteratura scientifica. C'è un gruppo anche di professori che sono molto arrabbiati con questo uso perché è un uso che fondamentalmente non avendo una definizione sensata in quanto c'è cioè, quindi che, che cosa significa? Stiamo parlando di patologie genetiche, stiamo parlando di patologie recettoriali, stiamo parlando di cosa? o di un'ideologia. Più Caciara inserisci nel sistema e più puoi poi giocartela come ti pare. Laddove non ci poi, sono Ma dato putti... che si parla addirittura eh. di uno su 20.000, questo non so chi l'ha detto, ma l'ho visto in questi dibattiti, si capisce anche come stiamo prendendo dei casi assolutamente. Limitatissimi per, far, per creare tutto una baradan che invece non starebbe in piedi. Questo dimostra sì. quanto l'ideologia woke poi, sta sbarellando totalmente. Ma poi questi tanti... numeri, Alberto, ma poi Ivani, questi numeri, ma chi li tira fuori? Da dove escono fuori questi numeri? Se ma, li inventano? Ma, eh, la maggior parte delle volte direi di sì, eh. perché non un tempo pensavo che ci fosse. Una, una conoscenza approfondita della materia e quando dico. Scusa, tu sei, sei un così. ricercatore. No, sei uno scienziato, sei un ricercatore, hai titolo. Uno sei scienziato, un... scienziato, guarda, poco, mi una mi parola mi... grossa. Eh, vabbè, non ti piace. Eh beh, però è così: perché chi fa ricercatore <ride> è sostanzialmente uno scienziato, cioè usa il metodo scientifico per ricercare, quindi è uno scienziato. <ride> non è inutile che tu non, non ne esci. Però adesso a parte questo: se qualcuno ti dice, ti dice una cosa: cioè 20.000, 5.000 uno dice. Io faccio cercatori, mi, mi fai vedere lo studio che dice questo. Perché se no uno si alza al mattina uno su 30.000, uno su 5. Sì, sì, spesso è così. Ma guarda, anche se Facciamo fosse quello. Come... Ma prendiamo un mettino solo uno sul 20.000. Cioè, rendiamoci Eccolo, conto. A parte vengono. che le percentuali sono probabilmente anche di più, cioè, è ancora più raro. Però stiamo parlando quindi che se devi includere quel qualcosa, devi escludere fondamentalmente cioè il 99,99 ,99, quello che ti sì, pare eccetera, certo, certo. ovviamente non rientra, è un, è un caso totalmente sporadico che ovviamente non va in nessuna forma emarginalizzato. Sicuramente no, certo, sono persone che vanno detto oh, aiutate perché? tutto quello che ti pare eccetera, però sono diciamo in qualche maniera proprio l'espressione di quella eccezione che conferma la regola. Non può essere l'eccezione a trasformare la regola, perché quello che stiamo facendo cioè. oggi è questo, cioè prendere la micro minoranza e farla in qualche maniera diciamo, diventare parte del, della maggioranza nonché normalità, trasformando appunto il micro in macro e contemporaneamente ridicendo il macro in micro. Oh, tra l'altro <ride> scusate se intervengo, ma c'è una presa di posizione continua, molto importante, di Martina Navartilova. Insomma, quindi... Eh, un mito, una leggenda del tennis eh, che è durissima nei confronti eh, di Man Khelif, eh, allora ha anche riportato delle dichiarazioni. Vi ricordate Casper Semenia, l'ottocentista sudafricana, se mm. certo, certo, certo. eh, che anche lei è stata squalificata, poi riammessa, eccetera, 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 che in un'intervista dice: i miei testicoli interni non mi rendono meno donna. Cioè, quindi c'è pure questa possibilità no? che, 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 che all'esterno sembri, sembri donna, ma poi c'hai ecco, i testicoli. Que quello di cui stai parlando eh, è proprio se è vero, perché c'è sempre oramai oggi la. Le... Se è vero, è proprio quello di cui stavo parlando prima: cioè, è possibile essere geneticamente un maschio, però nascere eh, alla nascita essere definito una donna perché lo sei fondamentalmente a livello fenotipico, ma c'hai l'apparato sessuale comunque esterno, che è quello di una donna. Non hai le ovaie all'interno, ma hai diciamo, dei testicoli che poi devono essere rimossi, tra l'altro perché altrimenti possono degenerare in tumore. Detto questo. In quel caso, nonostante geneticamente stiamo parlando di un maschio, stiamo parlando di una persona che in realtà, anche a livello di pensiero e di struttura fisica, è femminile ma non è questo, proprio allora. perché l'androgeno manca, ma non era. È chiaro che io, io ne ho incontrati, credo, due in tutta la mia storia clinica, per farvi capire, e tra l'altro sono stato all'estero, sono stato in Canada, sono stato in Inghilterra per quattro anni, quindi è, e poi il tuo è, mistiere, è, è una cosa paura. di una rarità, ribadisco, è, è incredibile, ci cioè hanno fatto una puntata del Dottor House sopra per farvi capire, ecco. eh. però... È proprio l'unico caso, ma quella persona non ha nessun vantaggio biologico perché può anche a parte che il testosterone non lo produce. Anzi, no, lo produce, però quello che produce non funziona. Quindi l'aspetto fisico è super femminile, non c'è niente del, del, del vantaggio che ha il fenotipo maschile, quindi. Ecco. Eh, Semenia for... era un uomo Bravo, quindi dubito fortemente che in realtà sia reale quello che sta dicendo però ovviamente alzo le mani perché io non ce l'ho i dati biologici certo. reali, avrei bisogno di sapere cariotipo, fenotipo cioè se ha presenti i testicoli metti, oppure no, e i livelli di androgeni ma credo che nel momento in cui l'ideologia diventa così folle, l'unica maniera in cui lo sport ne esce è così, cioè qua la scienza, certo. cariotipo, Posso fenotipo dire? livelli ormonali Vabbè, e, quindi, e quindi analisi mediche? Eh sì Ultima domanda prima della pausa, eh, Vanni, secondo te i dati che sono stati distribuiti anche dalle, dalla Federazione di Boxe Internazionale, e la, e il fenotipo, lo cioè, questo qua è uomo o donna? No, secondo te, così... Ma, entriamo nel campo delle opinioni. Opinioni. E quindi, opinioni? Da quello che ho capito io, cioè genetica XY, livelli di testosterone alto e quella struttura fisica per me è un maschio. Per te è un maschio. E per te Alberto? Pure, pure, pure. Non sono per, -convinto. Te per te è un maschio. Tre, tre, tre voti maschio, perché ci metto anche Però il nome. Ma è un'opinione. Un Parliamo di opinioni. opinione. L'opinione per me è maschio, per Alberto pure, per Vanni pure. Siamo 3 a 0.